dobbiamo evitare che l'Italia sia l'unico paese occidentale, l'hanno fatto i francesi con una legge però, l'unico paese occidentale che in via amministrativa, con un regolamento amministrativo, sostanzialmente amministrativo, preveda delle forme di interdizione, di chiusura dei siti, che insomma, ripeto, possono costituire un elemento pericoloso ai fini dell'esercizio della libera espressione del pensiero. Invece di maturare e di mutuare dal web le idee, le caratteristiche di libertà, di possibilità di accesso diffuso, si è fatta l'operazione contraria, cioè si è cercato di costruire sul web dei giardini chiusi, delle vere e proprie muraglie per ridurre le possibilità espressive e di navigazione che sono oggi che tutti conosciamo in rete. Io ho espresso la mia contrarietà in più circostanze, l'ho espressa anche all'indomani delle stesse linee guida, però io ero relatore di questo provvedimento, ero uno dei due relatori. Poi a un certo momento hanno ritenuto di non farmelo fare più, non mi hanno dato spiegazione di questo. Bisognerebbe non mettere dentro questo provvedimento la parte sulla chiusura dei siti, questo evidentemente è la parte più forte. Ma soprattutto bisognerebbe lavorare sulla parte relativa all'implementazione dell'uso legale dei contenuti, quindi mettere intorno a un tavolo, dicevo, qui ci vuole è un tema di consenso. Nessuno discute sul fatto che insomma, non si debbano remunerare i contenuti. Il problema è che cambiando, cioè l'innovazione tecnologica porta necessariamente a una modifica anche delle forme di tutela e quindi è corretto che ci si metta appunto a ragionare tutti insieme, tutti quelli che sono interessati, per trovare queste nuove forme. Il 6 luglio verrà approvato uno schema che però dovrà essere messo, come prevedono le regole di questa autorità, a consultazione pubblica, questo schema di norme. Poi vedremo quanto durerà questa consultazione. Certo c'è questo problema che diciamo agosto incombe, quindi c'è un tema anche. Una volta che si esaurisce la consultazione pubblica, il testo poi viene approvato in via definitiva, eventualmente anche con delle correzioni. Tutto questo, diciamo, subito dopo l'estate noi avremo un testo definitivo che già avrà i suoi effetti sul piano, diciamo, degli interventi anche concreti. Sono, diciamo, un ottimista di natura, quindi spero che ci siano appunto delle modifiche che debbono essere ovviamente sostanziali, non delle modifiche, non un maquillage del provvedimento. Spero che prevalga il buon senso. Vedremo, nelle prossime ore avremo una risposta.